Allarme ambientale nel cuore dell'Africa. Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha messo all'asta 27 blocchi di petrolio e 3 blocchi di gas naturale nel bacino del Congo. Una catastrofe ambientale, secondo gli attivisti del Nord e Sud Kivu. Le centri per l'esplorazione, per esempio il gas, sarà per Kituku. E on ne pourra pas faire l'exploitation. Il centro di estrazione per lo sfruttamento del gas sarà verso Kituku, coinvolgendo un territorio di foresta molto delicato. E le bloc 5 c'est avec le PNV, le parc national de Virunga, c'est tout. Il blocco 5 poi interesserà il parco del Virunga, il lago Edward, i villaggi che sono verso Beni, Rubero e Rushuru. Questo è il blocco 5. L'eau du fleuve est en train de baisser. Il livello dell'acqua del fiume Congo e del lago Kivu sta già diminuendo, l'ennesimo segnale legato ai cambiamenti climatici. Non abbiamo rispetto per la natura, il nostro ambiente subisce la crescente pressione demografica. Abbiamo svenduto vaste regioni forestali, tagliato migliaia di tronchi d'albero per interessi personali. E ora vogliamo svendere il territorio ai petrolieri. Il petrolio provoca effetti devastanti sull'ambiente e sulle comunità. È già accaduto in molte altre parti dell'Africa. L'inquinamento renderà inutilizzabili molte fonti d'acqua. A rimetterci sarà la povera gente. E i proventi del greggio non andranno certo a queste comunità. Exploité en présence des communautés. C'est bon de mettre 30 blocs gaziers et pétroliers en vente parce que la République démocratique du Congo, dans son cycle économique. È positivo mettere in vendita 32 blocchi di petrolio e gas perché la Repubblica Democratica del Congo ha bisogno di sfruttare le sue risorse. La grande domanda è come faranno i congolesi a trarne vantaggio? A mio parere dovremmo anzitutto mettere all'asta i giacimenti di idrocarburi a grandi investitori congolesi e solo in un secondo momento, se non ci fosse una domanda interna, dovremmo rivolgerci al mercato internazionale. Le blocchi là, che sono in fait proche della popolazione e proche de lieux où la popolazione. Il nostro governo vuole sfruttare giacimenti che sono vicino alla gente, vicino a santuari della natura, vicino ai luoghi dove la gente pratica l'agricoltura. È pazzesco. Per me questa operazione economica ci espone a grossi rischi e non sarà certo la povera gente ad arricchirsi.